Poi peraltro stiamo partendo alle 9 precise, neanche a fare apposta. Bene, eccoci live, buonasera a tutti con Francesco Piccinelli Casagrande, come tutti i martedì sera alle 21 per parlare di numeri, ma non soltanto Numeri. ovviamente, parlare di data journalism. Oggi però parleremo di, io già sto cominciando a preoccuparmi perché Francesco mi ha rivelato che parleremo di standardizzazione di Ora, formati. non gli daremo un tono troppo pesante, Non naturalmente. spoiler. Però, insomma, allora, partiamo da una No, cosa che vabbè, mi è abbiamo in successa questo oggi. momento tre, in questo momento ci sono soltanto i primi tre in ascolto, non facciamoli scappare, quindi pian Sai piano, cosa? una curva morbida, no. Sai cosa? Per i primi 100 contatti diamo gratis i numeri del lotto. Allo stile così per la bella vista. Più o meno, no, ma utilizzando metodi statistici, Ah, assolutamente ok. precisi, faremo un modello bayesiano che in base a, che ne so, al traffico sul grande raccordo anulare. Ti prevede la terna sulla ruota di Napoli. Un modello bayesiano, pensa Modello te. bayesiano, sì, infatti, così possiamo sbagliarci senza problemi e nessuno ha da lamentarsi. Mi sembra Comunque, no, ci stavi raccontando qualcosa, dicevi allora che sì, oggi un sì, stavo aneddoto, sì. raccontando una cosa importante. Un aneddoto che però insomma rende un po' la misura di quello che significa lavorare con i dati. E dei dolori che questo provoca. Allora, sembra una barzelletta, ma allora, come sicuramente sapete, sto curando questa newsletter che esce ogni 15 giorni e questa volta ho deciso di giocare un po' al piccolo scienziato politico e mi sono messo in testa di andare a vedere il rapporto che c'è fra partiti di estrema destra e il deterioramento della democrazia. Per quanto riguarda i partiti e i valori dei partiti, è uscito più o meno l'anno scorso un bellissimo dataset. Un dataset molto bello curato da Pippa Norris, che è una rockstar della scienza politica mondiale. Ora condivido lo schermo. Eccolo qua. C'è una rockstar. Eccolo qua. Questo qua. Questo è il Global Party Dataset, che è un ottimo dataset. E come vedete, ha un sacco di formati, che sono più o meno quelli che vengono utilizzati da tutti: Excel, SPSS, Stata e punto CSV. Uno si va sulla sua bella paginetta di Harvard e vede tutti questi bellissimi dataset che sono poi il dataset che ci andiamo a scaricare. Una volta scaricato il file zip con tutta questa roba, uno va sul suo RStudio e si trova questa roba qua. Ok, questa roba qua. Proviamo ad importarci la versione di R, perché esiste anche una versione di R. E ci ritroviamo questo dataset che è X. Questo dataset che è X è praticamente muto. Ci sono anche degli errori, ci sono tanti null e tante altre cose del genere. Cosa manca? La semantica, no? Abbiamo Manca la detto semantica. infatti io l'avevo detto all'inizio di che parliamo di numeri, infatti. Manca la semantica. Questa roba qui è assolutamente quasi inutilizzabile per quanto mi riguarda. Però se mi vado ad importare l'SPSS, mi trovo questa roba qua. Ora, R ed RStudio sono strumenti abbastanza potenti in base al quale tu gli puoi tirare più o meno qualsiasi cosa e più o meno digeriscono. Però andando a lavorare direttamente con il file di R, che dovrebbe essere quello anche più diffuso perché R è open source, è gratis e lo utilizziamo in tanti, ci troviamo con il dataset che ho fatto vedere. Se lavoriamo con SPSS, che è un format privato, proprietario, blindatissimo, è anche molto costoso perché le licenze di SPSS costano una marea di soldi. Uno si trova però, d'altro canto, si trova tutte queste belle informazioni che sono fondamentali quando uno vuole andare a studiarsi la storia e a studiarsi i dati per scrivere la storia che deve scrivere. Ora, questo è un dataset che conosco molto poco, perché l'ho conosciuto, ho visto che esiste soltanto oggi andando sul Twitter di Pippa Norris, che vi consiglio di seguire perché è un
un personaggio assolutamente, assolutamente fenomenale. Ho visto che stavi seguendo comunque un'altra gigante Sì, assolutamente. dei dati italiana, Io però. seguo tutti, io seguo tutti, io seguo tutti. Eccola qua, lei. Lei, che è veramente un gigante, condivido il link su Twitter se volete, se vi interessa. Ecco qua, faccio Sì, anche vedere un po' il ma sì, vestito di esatto. Adesso questa diretta. aspetta che lo condividiamo anche per chi ci vede, lo mettiamo in Ecco, sovraimpressione. ed è, il Mandalas. dataset che lei ha compilato è essenzialmente una survey di Eccolo. esperti che va a misurare i partiti e la loro ideologia e i loro valori, che è un, poi ovviamente utilizza dei metodi per interpretare i dati e per diciamo, arrivare a degli indici, agli indici che poi ho mostrato, però è molto interessante perché è un catalogo di partiti che non viene fatto a partire da corpus analysis, quindi da analisi più o meno automatizzate, o comunque sia molto, molto dipendenti da quello che sono i manifesti dei partiti, ma da quello che gli esperti dicono che sia un partito, per cui c'è l'indice che misura quanto siano conservatori, un indice che misura quanto siano populisti, e tutto viene definito attraverso un codebook che è molto, molto dettagliato. Quindi sono dati annotati a mano. Annotati a mano, esatto, perché una delle cose che, cioè, a parte il fatto che tutti i dati, quasi tutti i dati probabilmente sono annotati a mano, a parte quelli che derivano dai social o dall'industria 4.0 o dall'industria in generale, quasi tutti i dati hanno bisogno di qualcuno che inserisca, che faccia inserimento dati e poi alla fine, per esempio, no? Ora, settore logistico, no? La settimana scorsa ero ad una conferenza tenuta da un mio amico sui sistemi SaaS. E questo mio amico descriveva come una grande multinazionale meccanica dell'industria meccanica è in grado di tracciare una componente che viene dalla Cina e arriva in Europa. E tutto questo processo di tracciamento non è che si fa da solo, non è che c'è un chip con un codice QR che manda in automatico via satellite i dati. C'è sempre un omino che deve mettere i dati e che deve mettere secondo quella che è, secondo quelli sono standard industriali che sono condivisi. Non c'è neanche una blockchain per gli amici in ascolto. Nope, non o almeno non ancora, almeno no, non ancora. Io ho chiesto, probabilmente ci sarà in futuro, però il problema è che spesso e volentieri tanti dataset hanno bisogno ancora di un intervento manuale per essere costruiti e per essere realizzati. Esempio classico, lo racconto perché me ne sono occupato recentemente, i vaccini. Cioè, non è che c'è una siringa che ha un chip o comunque se c'è un sistema automatizzato che misura quanti vaccini vengano erogati. C'è un omino che va davanti ad un terminale, qualsiasi esso sia, con un software, qualsiasi esso sia, che compila manualmente il dataset, tanto è vero che ci sono dei piccoli errori qua e là. Cioè, parliamo del 4%, cioè 3% queste cose qui, per cui veramente ridotto rispetto a... Cioè, probabilmente anche nei limiti di tolleranza, però comunque diciamo che i dati hanno ancora bisogno di un grande intervento umano. E questo, tornando al tema di apertura, apre un grandissimo tema, che è quello della standardizzazione, sia dei formati per come vengono condivisi i file, per esempio il CSV, che è probabilmente lo standard adesso più utilizzato in giro per il mondo della data science, ma a partire anche dalla qualità della filiera del dato, che deve avere dei presupposti standard che cambiano a seconda di quello che uno vuole rappresentare, che però devono essere i più standardizzati possibili e i più uniformi possibili. Per esempio, parlando di democrazia e di expert survey, faccio vedere un posto dove sono stato stagista, di cui sono orgogliosissimo, fra le altre cose. Sono orgogliosissimo. Una delle cose di cui vado più orgoglioso, anche se non ci ho guadagnato una lira. Condivido lo schermo. Poi chiedo ad Eva, alla nostra amica Eva, di elaborare un po' cosa significa. Ecco, è il caso di pensarci che appena scritto, perché se ho capito quello che significa è un tema molto interessante.
Allora, condivido lo schermo, se Roberto sei d'accordo, Ma come no? Prego, e faccio vedere condividiamo. questa roba qua. Ecco. Questo robot è uno fra i progetti di ricerca più vasti che ci siano nel settore delle scienze politiche in questo momento. È un centro di ricerca che ha sede a Gothenburg, in Svezia, e che misura la democrazia in talmente tante dimensioni e indicatori che faccio veramente fatica a citarli. E questi qui te li cito perché hanno una marea, veramente migliaia di ricercatori in giro per il mondo che contribuiscono a questo dataset, fornendo risposte ad un questionario che è standard. E va, alludeva alla blockchain. E questi non hanno blockchain perché gli esperti nazionali sono anonimi. Sì, ma certo, Sono però solo anonimi. Eva giustamente fa notare che abbiamo bisogno di case d'uso per la blockchain, dovremmo cercarle ovunque, no? Il catasto è caso Il di canale, scuola. infatti. A parte le battute, quindi dicevi appunto che Videm. E questi hanno un back-end che è standard per tutti, poi ovviamente le domande al questionario vengono randomizzate, se ricordo bene, però questi hanno un software che è standard per tutti, a cui accedono via web e al quale rispondono tutti utilizzando la stessa metodologia, con i dati che vengono interpretati attraverso lo stesso sistema, e per i nerd dei dati un IRT bayesiano, che gli permette di combinare le risposte e di capire veramente cosa intendono quando rispondono in un certo modo ad una certa domanda. E quindi costruiscono un dataset che poi alla fine permette di andare a vedere come la democrazia migliora o peggiora in giro per il mondo. Ed è un progetto molto importante che fa della standardizzazione dei dati e della standardizzazione della metodologia. Quello che è un vanto e uno dei motivi per cui sta prendendo quota, per esempio, rispetto a un competitor molto agguerrito come può essere Freedom House, in polemica con il quale questo centro di ricerca è nato fondamentalmente una decina di anni fa. Ecco. Dicevi, per quanto riguarda l'altro dataset, hai iniziato oggi un po' ad Sì, esplorarlo. ho iniziato oggi ad esplorarlo, per cui non ho delle notizie da dare, a parte il fatto che ovviamente ci sono partiti conservatori e populisti un po' ovunque nel mondo. È una survey molto. Come sempre, abbiamo perso. Rieccoti. Sì, non devi Non devo schiacciare il quando tasto rosso. schiacciare. Esatto, il Non lo bottone rosso, farò, quello non lo bello, farò mai insomma. più. Ok. Spero non sia uscito lo signore che ho detto mentre mi rendevo conto del danno che ho fatto. Allora, andiamo a vedere questo dataset. Andiamo a vedere questo Ok. dataset. Lo andiamo a vedere. Vediamo un po'. Cioè, è un dataset abbastanza standard. Ci sono degli indicatori per ogni partita, un numero. Ci sono i vari paesi. Vediamo quanti paesi ci sono, per esempio. Scriviamo un piccolo codice, unique, global, whatever, ISO. Praticamente parliamo di 164 paesi, una cosa del genere. Praticamente significa coprire tutto il mondo, praticamente. Ecco, sbagliato. Bravo Francesco. Comunque ci siamo capiti. Sì, Andiamo a sì, vedere sì. quanti partiti. Forse dovrei usare length, ma non ho tanta voglia di utilizzarlo. Legacy Unique. Esattamente.
No, non ho tanto per utilizzarlo perché voglio anche vedere i nomi dei partiti. Name, eccolo qua. E parliamo di un dataset che ha 940 partiti. Quindi parliamo di un lavoro mostruoso, che significa anche che non possiamo neanche tanto contare sull'avere i dati aggiornati, perché qui si danno una fotografia che è più o meno ferma all'aprile 2020, e questo apre tutto un altro dibattito su quale sia il corretto tasso di aggiornamento dei dati, perché parliamo in continuazione di big data, di conoscenze in tempo reale, quando invece non la possiamo avere, specialmente quando parliamo di questo tipo di variabili che sono codificate così, cioè a priori. Cioè, ora non esiste un partito in natura e non esiste il populismo in natura, non è che parliamo della temperatura di una caldaia industriale, parliamo di una definizione che è perlomeno discutibile per definizione, scusa il gioco di parole. E quindi ci troviamo noi ad avere sempre degli strumenti, dei dati, che sono sempre un po' in ritardo rispetto alla realtà che vorremmo rappresentare. Certo. E questo è un altro problema, e questo è un problema anche molto grave quando parliamo di cambiamenti sociali molto, molto importanti, come per esempio il tema dell'odio di genere, no? Cioè, ora c'è questo grave tema. Abbiamo anticipato quello che sarà il tema della seconda parte della serata, no? Esattamente. Cioè, c'è questo grande tema del DDL Zan, no? Ora, mettiamo caso. Non è quello che è successo, perché è un disegno di legge che, per quanto sia sacrosanto, nasce comunque da un'esigenza simbolica, no? Il legislatore vuole riconoscere i reati d'odio, vorrebbe mettere l'aggravante di genere nei reati d'odio. Questo è un po' quello che mi pare di avervi capito. E non credo che abbiano utilizzato un dataset della violenza nei confronti delle persone Ho capito LGBT. dove vuoi arrivare. Tu vuoi dire, ok, questa comunque è una policy che io sto implementando, io legislatore sto implementando, lo faccio sulla base di una decisione, quando lo farò, insomma, quando il Parlamento deciderà, sulla base di una decisione politica, non sulla base di dati, no? Ma non Esatto. può che essere una decisione politica, anche perché si parla di penalizzare un determinato comportamento, rendere un determinato comportamento tale da avere rilevanza penale. Non può essere una decisione basata esclusivamente insomma, la considerazione di un insieme di dati, perché quali dati potrei considerare? Quante volte quel tipo, quale incidenza ha quel tipo di comportamento? Ma ciò secondo me non avrebbe comunque rilevanza rispetto all'opportunità o meno di introdurre appunto la fattispecie di reato che il DDL già non introduce, no? Potrebbe anche accadere D'accordo. una volta l'anno, ma magari può essere rilevante, D'accordo, però o allora, viceversa. no, d'accordo, però pensa un attimo quanto sarebbe importante per quanto riguarda lo storytelling per sostenere il DDL Zano o per contrastarlo, avere un'idea precisa di quelli che sono i dati relativi ai reati, alla violenza contro le persone LGBTQI+ o whatever. È un tema questo, e anche in questo caso, no, si pone un grande tema di metodologia, perché per esempio il Ministero degli Interni non credo che abbia gli strumenti per catalogare i reati contro le persone omosessuali, transgender, queer, eccetera. Mette le lesioni personali, le segnala, e poi i dati dei reati del Ministero degli Interni che vengono rilasciati annualmente e aggregati per provincia, non è che vengono rilasciati a maggio dell'anno successivo alla raccolta, vengono rilasciati perlomeno ad ottobre. E quindi ci ritroviamo sempre ad avere un lag di perlomeno un anno e mezzo a partire da quando partiamo a raccontare, che anche se uno volesse sostenere il tema di DL Zan con dei dati, si troverebbe ad avere degli strumenti, delle armi molto spuntate, perché si ritroverebbe comunque sia con dei dati che sono in ritardo.
Forse in questo caso, e qui rimettiamo un po' a sistema il discorso che abbiamo fatto finora, rimettiamo a sistema le due anime del discorso che abbiamo fatto finora, ovvero policy making da una parte e da un altro standardizzazione dei metodi e dei formati. Forse uno dei temi che dovremmo affrontare quando si parla di questioni complicate come il DL Zan, come magari anche l'uso della droga o come l'eutanasia o come altri temi che sono scottanti nell'opinione pubblica. Uno dei temi potrebbe essere coinvolgere i cittadini, fare del monitoraggio civico utilizzando dei metodi standard e dei formati standard in modo tale che, per esempio, si possa raccogliere, si possa sapere quanti atti di violenza ci sono stati nei confronti delle persone omosessuali, transgender, eccetera. Ed è una cosa che si può fare. Si può fare partendo dalla stampa locale, scrivendo magari anche del codice che permette di scappare i siti delle varie. Sì, ma questo potrebbe essere senz'altro fatto, però secondo me poi si pone appunto la questione di ma questi dati poi sarebbero rilevanti in merito poi alla decisione di penalizzare o non penalizzare o mantenere appunto lo status quo? Secondo me no, è più che altro invece un tema, forse sai io su cosa io indagherei, dipendesse da me, non tanto su quanti sono questi comportamenti, quante volte si verificano comportamenti che denotano non certo un insomma che rientrano nella sfera, no, dei reati d'odio. Io invece analizzerei, proverei ad analizzare il sentiment su queste cose, perché secondo me è qui che c'è il vero cambiamento, no, rispetto magari a qualche anno fa. Probabilmente il tema del DDL Zan non è neanche la penalizzazione di qualcosa, ma è il rimuovere, no, rimuovere un po' questa invisibilità in cui certe comunità fino ad oggi sono state. Esatto. Io questo lo dico, insomma, senza però lo vedo come un fatto relativamente, insomma, oggettivo, no? Indipendentemente poi da se uno sia a favore o no. No, certo, non è una questione di proporzionalità, però è una questione per l'appunto di dargli visibilità. Allora, parliamo del sentiment, per esempio. Dove lo andiamo a misurare il sentiment? Ok, possiamo farlo su Twitter. Però su Twitter in questo momento non abbiamo informazioni su dove sia localizzato il sentiment, per cui facciamo molta fatica a capire se un tweet è stato postato a Milano o a Reggio Calabria o nella profonda provincia toscana. E questo è uno dei primi problemi che dobbiamo affrontare. Secondo, abbiamo sempre lo stesso problema della rappresentatività dei social network, che è un tema che anche questo viene sottovalutato, soprattutto quando si analizzano grandi dati, grandi chunks di dati come quelli che provengono, come quelli che provengono da Twitter. E sinceramente, visto come è evoluto Twitter, cioè come un medium di elite, soprattutto in Italia, ma non solo, faccio molta fatica ad immaginare uno studio che abbia qualche validità, soprattutto esterna, nello studio del sentiment di Twitter. Facebook, le API sono chiuse per noi utenti normali, per cui noi facciamo molta fatica ad andare lassù e andare a vedere argomento per argomento di cosa si tratta e come gli argomenti vengono trattati. Potremmo utilizzare, come si chiama, CrowdTangle, e scaricare qualche dato in questo senso e andare a vedere le reaction, se utilizzare magari le reaction a qualche post come proxy per capire il sentiment, però anche lì siamo nell'ambito una delle cose che potremmo fare, però, secondo me, e qui però incorriamo nel problema di cui parlavo prima, cioè nei limiti temporali. Una delle cose che potremmo fare per vedere il sentiment è andare a cercare qualche indicatore sul capitale sociale in Italia. Ora, l'Italia è uno dei paesi che è stato più studiato nella storia del capitale sociale, perché noi abbiamo una grande divisione tra nord e sud. E abbiamo in questo senso anche una grande
una grande letteratura di studiosi che sono venuti in Italia ad analizzare la nostra democrazia e come funziona. Condivido un libro, per esempio, condivido la pagina Google, così uno poi trova anche le posizioni, le diverse, diciamo, le diverse edizioni nelle varie lingue in cui è stato pubblicato. Sto condividendo un libro che si chiama Making Democracy Work, che è un libro fondamentale scritto da Robert Putnam, che è venuto in Italia e ha raccolto dietro di sé i migliori scienziati, giovani scienziati politici italiani, ne ha raccolti e li ha letteralmente portati nel giro di qualche anno, perché per costruire quelle date si sono voluti degli anni, a proposito di metodi e dintorni, ed è andato in giro per l'Italia, dal nord al sud, a fare domande sui valori, su quello in cui le persone credono, ok? Ed è venuto fuori un paese letteralmente spaccato in due. Cioè, l'idea di familismo morale credo venga da questo libro, tanto per essere chiari anche sull'impatto culturale che ha avuto. E visto che non ci si è fermati, perché se ricordo bene Cartocci dell'Università di Bologna ha scritto dei libri sui capitali sociali in Italia, una delle cose che potremmo fare per andare a vedere il sentiment è tenere traccia il più possibile in modo aggiornato dei vari indicatori che vengono utilizzati, da quelli magari più obsoleti, che sono come la lettura dei quotidiani, che è un indicatore del capitale sociale, anche se è probabilmente in declino ovunque per i motivi che tutti quanti conosciamo. Oppure, per esempio, quante persone ogni 1.000 abitanti donano il sangue per provincia e queste cose del genere. Queste cose del genere potrebbero, questi indicatori di capitale sociale potrebbero essere un buon proxy per andare a misurare l'evoluzione del sentiment nei confronti delle persone LGBTQI+. Sì, sarebbe interessante vedere appunto quanto è correlato ad altri indicatori, no? Se ci sono dei predittori che Sarebbe possiamo. interessante utilizzare questi indicatori come predittori delle aggressioni riportate dalla stampa. Per cui mettiamo a caso che ci sia del monitoraggio, una rete di monitoraggio civico che tiene settimanalmente o mensilmente conto delle notizie di aggressioni a persone omosessuali, transgender, eccetera, che vengono fatte, perpetrate in giro per l'Italia. Queste cose vengono realizzate hanno un'appartenenza geografica precisa, e quindi sarebbe interessante vedere se il capitale sociale, come è stato concepito finora, può predire o meno il numero di casi di violenza di genere, o la chiamiamo violenza di genere, ma non è violenza di genere, di violenza, diciamo, omofobica o transfobica. Ovviamente quelli che vengono alla Quelli luce, che vengono alla luce del sole, no? che vengono alla luce del sole, sì, però, cioè, partire dal presupposto che nei piccoli paesi se c'è un'aggressione finisce sul giornale, se c'è un'aggressione, quindi non sarebbe difficile, però sarebbe interessante, e sarebbe interessante vedere la distribuzione, prima di tutto sul territorio nazionale, per vedere se questo tipo di violenza segue dei pattern precisi in giro. Cioè, immagino per esempio un divide molto forte che esista fra grandi città e piccoli paesi, che questo sia un po' uniforme lungo tutto lo stivale. Oppure immagino aggressioni numericamente più consistenti in posti dove ci sono partiti conservatori forti e radicati sul territorio, quindi nord-est, per esempio. E lì sarebbe interessante andare a vedere, per l'appunto, come il capitale sociale interviene, perché i paesi tipo, come il nord-est sono paesi dove il capitale sociale è tendenzialmente più alto. E quindi uno potrebbe davvero giustificare il DDL Zan come anche una misura pedagogica nei confronti di settori della società italiana dove l'uguaglianza di genere è ancora un problema da portare avanti. E Certo. quindi questo uso, diciamo, un po' creativo dei dati, anche di monitoraggio civico, è una cosa su cui chi fa campagna in questo momento ancora, secondo me, è un po' debole, ma lo è probabilmente anche perché non ha i mezzi per farlo, perché queste cose, cioè, è vero che non sono molto costose, però è anche vero che bisogna anche conoscerle e sapere che esistono, e nonostante magari ci sia la rosa battaglia che fa cittadini reattivi.
che fa monitoraggio civico, però questo, cioè, sono ancora esempi un po' circoscritti e non c'è ancora una cultura di andare a vedere e di andare a misurare le cose col cittadino che va a misurare le cose, insomma c'è sempre il dibattito, è sempre fermo la denuncia, o c'è questa cosa, ci sono i cattivoni che arrivano, però poi alla fine non abbiamo mai una rappresentazione numerica e realistica dei fenomeni per quello che sono, e quindi alla fine non possiamo neanche andare ad indagarne le cause in modo autorevole e preciso. Secondo te, appunto, in questo l'apporto poi un po' dell'impegno civico, cioè della raccolta dei dati, quanto può essere d'aiuto? Secondo te poi può diventare anche uno strumento per compensare le assenze dello Stato in questi ambiti? Parlo sempre appunto del monitoraggio e della raccolta dei dati. O secondo te invece deve essere un compito che deve essere lasciato allo Stato, e noi dobbiamo magari chiedere allo Stato una maggiore responsabilizzazione? Chiedere allo Stato una maggiore responsabilizzazione è sempre una buona idea. Però è anche vero che lo Stato, cioè lo Stato a volte commette degli errori e non può arrivare dovunque, anche perché certo. Ha delle priorità che sono, cioè, che decide in autonomia, insomma. E quindi magari ora no, un esempio del genere lo abbiamo avuto nella prima fase della campagna di vaccinazione in Italia, quando qualcuno, ondata se ricordo bene, ha cominciato a fare scraping della dashboard che aveva fatto il governo sui vaccini e aveva cominciato a pubblicare i dati in formato machine readable, e questo è monitoraggio civico, quintessenzialmente monitoraggio civico. Cioè, parla anche di civic hacking, parlo di gente. Sì, assolutamente. Ovviamente, però, è completamente diverso non andare sul territorio e a raccogliere dati, no? Sì, raccogliere dati dalla rete, per quanto sofisticato possa essere, però richiede un tipo di impegno, magari fai a casa tua, no? Laddove invece andare appunto a controllare, monitorare il territorio e poi dopo appunto raccogliere i dati e rimetterli a disposizione, è un impegno un po' diverso. Sì, certo, però per esempio, no, ora, tanto per fare un esempio, no, parliamo di violenza contro le persone omosessuali, transessuali, eccetera, queer, eccetera. Sto cercando di essere inclusivo nei confronti di tutti e mi scuso se ho ricordato, se sono scordato qualche parte della sigla LGBTQI+, perché per noi heteros, cisgender è veramente un incubo a volte. E non lo dico con malizia, lo dico, è la constatazione di un mio limite, e spero che venga presa questa affermazione per quello che è. Detto questo, per esempio, no, acquistare un piccolo server su Amazon, su AWS, e scrivere uno script che mi vada a selezionare da un certo numero di giornali online selezionati alcune degli articoli e li associ ad un comune, no? Cioè, è una cosa, io non sono in grado di farla, però sono sicuro che un programmatore con una triennale in informatica è in grado di farla. Sì, sì, ma quindi, peraltro esistono anche dei prelaborati su questo, dei moduli, no, che insomma fanno esattamente quello che dici. Esattamente, e questo potrebbe essere già un modo per fare, per costruire un piccolo osservatorio che permetta di capire quanto sia attuale il problema della violenza nei confronti delle persone omosessuali, transessuali e tutti i resti. Considera che, tanto per parlare di Stato, su quello che, per quanto riguarda lo stupro, io l'ultima indagine pubblicata su dati.istat riguardo alla violenza sessuale contro le donne, parliamo di un altro problema, però tanto per darvi un'idea, è stato pubblicato, mi sembra, nel 2014. L'ultima survey fatta da Istat su questo tema risale al 2014. È cambiato il mondo, e ora ci ritroviamo con il tema stupro ovunque, perché c'è la faccenda del figlio di Beppe Grillo in questo momento, e non abbiamo effettivamente un'idea di quello che sia la violenza sessuale in Italia. Sappiamo che, per quanto riguarda i dati del 2014, era un problema molto diffuso, più diffuso di quanto siamo disposti ad ammettere,
Ci sono ovviamente parliamo soltanto della parte emersa. della parte, no, parliamo di un'indagine campionaria fatta con persone anonime a cui è stato chiesto se lei era stata violentata, se la donna in questione era stata violentata dal partner, da una persona fuori dalla coppia, eccetera. E venne fuori un ritratto della vita di coppia italiana che è assolutamente da pelle d'oca, perché parliamo di un terzo di donne che hanno subito violenza e la maggior parte di queste l'ha subita dal partner. Che è una cosa che trita e ritrita, però l'Istat, per esempio, non è che io sappia, e quindi spero di essere smentito, non ha idea in questo momento di quale sia la situazione fra il 2014 e il 2021. E ora che abbiamo avuto il Covid, con le quarantene e tutto il resto, la mia aspettativa è di vedere le violenze sessuali all'interno della coppia crescere. E quindi ci ritroviamo. La bottom line di questo discorso, il punto di caduta di questo discorso è che ci ritroviamo con una rappresentazione della realtà monca e alla quale però in questo caso nessuno può fare fronte, perché nessuno, cioè io penso che i dati sui codici rosa non vengano pubblicati. Per dire, o comunque sia, non sappiamo quali dei codici rosa siano violenza di genere, o comunque sia violenza domestica, oppure violenza sessuale. E quindi ci ritroviamo comunque sia davanti ad un prodotto che è quella survey, che è monco, perché non è aggiornato, e quindi ci ritroviamo con delle rappresentazioni, con uno Stato che non interviene, che avrebbe bisogno di un backup nella società civile, che però non può arrivare in questo caso, non può proprio arrivare. E la stessa cosa non è detto che avvenga per in altri settori, come per esempio la violenza, le lesioni nei confronti di persone omosessuali, transessuali, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi serve comunque un impegno civico, come dicevamo, nella raccolta dei dati da qualunque fonte essi vengano, Sì, direttamente se, dal mondo fisico oppure da altri dati, ah, no? Da altri che. sai cosa? C'è un argomento che io poi vengo culturalmente da un'impostazione che è un po', diciamo, avversa alla società civile, per cui io sono uno di quelli che pensa che la società civile abbia, diciamo, avuto un ruolo troppo preponderante nei confronti di quello dei partiti e della democrazia rappresentativa tra gli anni 90 e gli anni 2000. Però in questo caso penso che servirebbe uno scatto della società civile nell'impegno nel contrastare e nel dare sostanza a fenomeni, perché ritorniamo al discorso che facevamo la scorsa volta: la denuncia da sola non serve a granché. Certo. Il fatto di andare in televisione e dire si tratta dell'ennesimo caso di violenza contro una coppia gay non significa nulla se non si riesce ad avere un contesto a quell'informazione, e quel contesto lo forniscono i dati e lo forniscono. Ora, no, stessa cosa, incidenti sul lavoro. Ora l'Italia si è fermata perché c'è stato un incidente sul lavoro che ha coinvolto una ragazza molto giovane nella provincia di Prato, però anche lì in questo caso abbiamo dei dati e non si capisce perché questi dati non vengano utilizzati per fare opera di denuncia e per stare dietro anche l'autorità magari di vigilanza, che magari, non so, Dio si gira dall'altra parte, però. Cioè, In questo caso tu cosa faresti? io per esempio, ecco, mi sto dando un'idea, prima di tutto andare a vedere quali sono i settori più pericolosi, che questa è una cosa che viene fatta perché, se ricordo bene, gli incidenti sul lavoro vengono catalogati per Ateco, per codice Ateco, se ricordo bene. Però la cosa che farei io è andare a vedere anche lì la distribuzione geografica di questi incidenti sul lavoro e andare a vedere il tipo di impresa nei quali questi vengono, diciamo, avvengono, perché uno dei dati, una delle cose che si occupa di lavoro sa è che, per esempio, le grandi aziende sono quelle che sono più compliant per quanto riguarda la sicurezza sul Certo. lavoro, gli standard, anche perché gli operai hanno più potere contrattuale, anche perché poi se succede qualcosa, Ci rimettono di più, ma è poi in esatto. generale le grandi aziende sono più compliant su tutti i settori, no? Perché chiaramente il costo della compliance si abbassa rispetto Esattamente. alla in Fai proporzione. hai delle economie di scala che sono Certo. notevoli, insomma. Ed è una cosa che,
nelle piccole e medie imprese non può avvenire perché le piccole e medie imprese magari hanno anche margini ridotti. E quindi cioè, è interessante andare a vedere anche quanto valore aggiunto per capita viene prodotto in quelle aziende e magari chiedersi: sono le aziende che producono poco valore aggiunto quelle che muore di più, oppure sono quelle magari dove si produce più valore aggiunto, quelle dove l'ambiente è più sicuro e tutto il resto? Io sospetto che siano le seconde. Però anche lì vederlo e avere un indice di correlazione che ti dica: guarda, ogni tot euro di valore aggiunto diminuisce il numero di morti, è comunque. E questa cosa mi stupisce che non venga fuori dai centri studi dei sindacati che esistono ancora. Questa cosa mi stupisce che non venga fuori da loro e che l'abbiamo fatta noi in questa nostra webinar settimanale. Senti, a proposito dei sindacati, non per però colgo l'occasione perché mi stai fornendo un assist, perché oggi hai sicuramente visto che i sindacati hanno proposto di abbandonare l'adeguamento delle condizioni pensionistiche alla speranza di vita, no? Il che significa chiaramente che nel momento in cui la vita si allunga, perché chiaramente l'Italia tende ad allungarsi, il costo della macchina appunto della previdenza sociale aumenta, perché naturalmente se tu appunto, come dire, l'importo della pensione, ad esempio, non lo calcoli in base all'aspettativa di vita, ma resta fisso l'aspettativa di vita, naturalmente aumenta, tutti vi trovi a dover versare poi ai pensionati un importo maggiore. E naturalmente questo significa un carico maggiore, no, per le generazioni più giovani. Esatto. Sì. Ecco. Dimmi. No, vai tu. Cioè, ora, io penso ci sia un grosso problema per quanto riguarda l'economia italiana in senso lato. Cioè, che sono, da che ne ho nozione io, 70 anni, che non si affronta il tema della produttività in Italia. Questo significa che qualsiasi. Allora, perché parlo di produttività? Parlo di produttività perché produttività significa produrre di più a parità di orario. Se uno produce di più a parità di orario, fatica di meno e magari può strappare anche delle condizioni economiche maggiori, migliori, e quindi pagare anche più contributi. Che magari non vanno a finire nella propria pensione, ma che permettono al sistema previdenziale nel suo insieme di essere più sostenibile. E questo tema non è stato mai affrontato seriamente, ed è l'unico tema del quale bisognerebbe parlare in questo momento, perché è vero che il fatto che cioè, questa mancata indicizzazione rispetto all'aspettativa di vita rischia di mettere la pietra tombale sul sistema previdenziale italiano in quanto tale. Ci sono casse previdenziali in Italia che sono vicine al fallimento e non parliamo di INPGI, quella dei giornalisti, che è veramente ha una situazione veramente un po' delicata. E cioè, il problema è che bisognerebbe fare un passaggio forse un po' più culturale e conoscere anche bene quelli che sono i dati e le statistiche che hanno a che fare con il lavoro in Italia, perché noi in Italia siamo uno fra i paesi che storicamente lavora di più annualmente in termini di ore di lavoro, però siamo tra quelli che produce meno valore aggiunto. E questa cosa non funziona. E non funziona perché ha delle conseguenze su tutto, sul gettito fiscale, sui contributi, su tutto il resto. E io mi stupisce il fatto che ogni volta che si parli di produttività in Italia, non si tenga presente che questo potrebbe essere veramente la chiave di volta per uscire un po' da questi anche discorsi che sono anche un po' sgradevoli, secondo me, perché è ovvio che il sistema previdenziale debba garantire una vita dignitosa fino all'ultimo giorno di vita delle persone che ne usufruiscono, però è anche vero che questo obiettivo non deve essere raggiunto a scapito di chi produce in questo momento. E quindi bisogna trovare un compromesso che permetta alle persone che lavora di essere pagato di più, non tanto al netto di avere una contribuzione lorda più alta
di quella che ha adesso. E questa contribuzione lorda più alta può permettere di avere un sistema pensionistico più sostenibile, che magari, diciamo, risolvere i problemi di produttività non sarà la panacea di tutti i mali per quanto riguarda le casse dell'INPS, però può aiutare ad uscire anche da questo, che è un circolo vizioso, secondo me, abbastanza sgradevole, perché affrontare il nodo pensioni isolato da quello che avviene prima, un gesto di miopia, ed è una delle cose peggiori che possono essere fatte, perché mette le generazioni l'une contro l'altre, che è una cosa che è assolutamente demenziale. E quindi ridurre il tema a dire hanno ragione i sindacati a proporre di superare il sistema attuale, oppure no, è un po' riduttivo rispetto a quello che è un sistema di mercato del lavoro in Italia che ha bisogno di una riforma che sia organica, e che deve partire necessariamente dall'idea che i politici magari hanno di paese in termini di produzioni industriali. Perché, cioè, ora, al netto della questione specifica di policy, noi sono, boh, a parte il piano Industria 4.0, non facciamo politica industriale dal 1997, Sì, penso. adesso abbiamo transizione 4.0, ma insomma, Ora, però, transizione siamo. 4.0, però, no. Tutti quanti non possono aspettarsi che i fondi che arrivino dalla New Europe, che permetteranno di sbloccare tante risorse anche del bilancio dello Stato, possa essere il miracolo che avviene, che arriva dall'Europa e che permette di sistemare tutti i problemi del paese semplicemente dando soldi a tutti. Cioè, c'è un'idea di paese complessiva che deve essere costruita per rendere sostenibile anche il sistema pensionistico nel breve periodo, fra le altre cose, per cui ci troviamo davanti ad un esercizio di policy nei prossimi 2 o 3 anni che sarà difficilissimo per chiunque lo vorrà fare, dovrà fare, e non parlo solo di Draghi, parlo anche della sua maggioranza di governo. E questa cosa, e il fatto che poi, fra l'altro, non esista, non si discuta di dati, nel senso, non si discuta di dati nella loro interezza, e non ci sia un dibattito che sia data-driven. Ora, io poi non sono un economista, non è che nel mio lavoro usi dei modelli econometrici così fancy, così sofisticati o così tutto il resto. Però c'è un discorso da fare, che è quello, cioè, che le risorse sono limitate e che vanno ottimizzate per averne di più per tutti. E se non ci orientiamo verso avere un sistema che sia produttivo e quindi produca ricchezza, oppure ci concentriamo su questioni che sono di dettaglio, non per chi le subisce, per chi le vive, ma che sono di dettaglio nell'ambito complessivo del paese. Certo. E quindi ci ritroviamo in una situazione che è sgradevole, perché questo significa prendere atto che ci sia una guerra intergenerazionale, che è una prospettiva alla quale non voglio credere. Ma mi sembra evidente che ci sia, e non da oggi, no? Sì, certo. Probabilmente, anzi, è un fatto strutturale dell'Italia. Io la farei andare anche molto, farei salire anche molto, molto indietro, no? Appunto, l'esistenza di un conflitto generazionale poi mai sanato. Ma io non lo so, sinceramente parlando non lo so. Forse quello che tiene insieme le generazioni oggi, ancora oggi, è il trasferimento di ricchezza con l'asse ereditaria, attraverso l'asse Molto ereditaria, no? probabilmente. E in parte attraverso il supporto da parte di genitori e nonni alle generazioni più giovani. È un po', secondo me, un risarcimento delle generazioni più anziane rispetto allo spazio che occupano nella finanza pubblica e anche nella politica. Molto probabilmente sì. Diciamo anche che non è che abbiamo mai avuto, ma proprio storicamente, un grande. Cioè, al netto delle questioni generazionali interfamiliari, no? Una delle cose che vado a leggere più spesso quando sento parlare di problemi del mondo del lavoro è un documento che non ho purtroppo sotto mano, però con un po' di ricerca nella reading room della CIA si trova. Un documento che si chiama in italiano, e traduco a memoria, Elementi di guerra psicologica contro il comunismo in Italia e Francia. È un documento interessantissimo perché mostra come gli Stati Uniti nel
negli anni 50 premessero molto sul governo italiano per modernizzare il sistema produttivo in due assi: migliorare la produttività, quindi produrre di più in meno tempo, pagare di più gli operai. E quello che si legge nella relazione che aveva fatto questo analista della CIA negli anni 50, le resistenze a questo modo di ragionare venivano da due fronti: il settore padronale, perché non voleva perdere il controllo affidandosi magari ad ingegneri giovani e innovativi per migliorare quelle che erano le proprie produzioni industriali, e secondo i sindacati, perché già allora scambiavano il tema della produttività come il tema di lavorare di più. Come un tema. E quindi noi abbiamo un sistema produttivo che è storicamente refrattario all'innovazione, e lo sappiamo, al netto di eccezioni tipo l'Olivetti o tipo qualche stagione della Fiat, ma qualche stagione, non è che parliamo, cioè ora sappiamo di cosa parliamo, no? E ci ritroviamo in questa situazione dove adesso paghiamo un po' lo scotto di 30-40 anni di inerzia da quel punto di vista, che poi si traduce... Secondo te, scusa se ti interrompo, ma può darsi, tutto come la pensi in merito a questa teoria che ci proponeva la volta scorsa Abravanel? Lui diceva, in un nostro incontro, diceva uno dei motivi per cui l'Italia non innova è che manca una grande concentrazione di capitale. La quasi totalità delle aziende italiane sono troppo piccole per innovare, oltre ad essere gestite male secondo appunto parametri molto, molto vicini, insomma, al familismo e così via, ma in ogni caso appunto è la grande concentrazione di capitale che invece, ad esempio, negli Stati Uniti o anche in Cina, nel capitale pubblico, ma da questo punto di vista è la stessa cosa, è quello che probabilmente, secondo lui, quantomeno, ha fatto sì che questi paesi invece avessero una marcia in più. Dopotutto anche in Germania, no? Abbiamo delle concentrazioni di capitale comunque notevoli, probabilmente anche sì, concentrazioni che hanno anche attraversato indenni poi la guerra, che hanno dato vita poi al grande gruppo industriale. Sono d'accordo fino ad un certo punto, nel senso che l'Italia tutto sommato ha delle grandi concentrazioni di capitale, perché ora voglio dire, non mi viene a dire che la famiglia Agnelli non è una grande concentrazione di capitale, o che il bilancio dello Stato italiano sia piccolo. No, però al di là di... Sì, ma infatti lui, come esempio di aziende innovative, faceva quello delle aziende di Stato negli anni, no? Degli anni del boom delle aziende di Stato. Sì, certo, ma... Però rispetto al resto del tessuto economico, la dimensione piccola potrebbe essere stato un freno per l'innovazione. Sì, certo, potrebbe. D'accordo, è stato un freno ed è evidente, perché le imprese piccole non hanno saputo, i distretti industriali non hanno saputo far rete, non hanno saputo fare dei riparti di ricerca e sviluppo in comune, eccetera, eccetera. Queste cose le sappiamo. La cosa che è mancata di più, secondo me, chi andando a vedere anche la storia americana degli anni 60, secondo me diventa molto evidente quello che è mancato da un certo punto in avanti: una guida politica. Ora, per esempio, no? Parliamo di elettronica allo stato solido, quindi chips. Ok, i chips e i microchip non sono venuti perché il settore privato se li è inventati da zero. I microchip sono venuti perché la NASA doveva mettere Neil Armstrong sulla Luna, banalmente, e quindi ha orientato una parte del sistema produttivo degli Stati Uniti per mettere Neil Armstrong sulla Luna. E questo aspetto noi europei l'abbiamo avuto solo parzialmente, e noi italiani l'abbiamo avuto fino ad un certo punto. Ora, ma qui si torna un po' al tema dello stato innovatore, dell'uso duale della tecnologia, del trasferimento tecnologico. Ora, io poi... C'è stato imprese, sì, sicuramente. Qui tu mi lasci, tu mi porti su un terreno nel quale sono semplicemente appassionato, non ho un interesse professionale. Però, per esempio, quando leggo che, per esempio, l'Italia ha avuto un programma nucleare bellico fino al 1976, più o meno,
E mi immagino la mole di investimento, di ricerca e sviluppo che questo avrebbe implicato nel nostro territorio. Vedi che è evidente il fatto che servano dei programmi statali di ampio respiro, poi non necessariamente bellici, per l'amor di Dio, no? Guarda il CERN di Ginevra. Il CERN di Ginevra ha partorito il web. Ok? Ha partorito l'HTTP, www. Tutto quello che sappiamo. Cioè, Sì, ed è un anche se qualcosa lì che. uno potrebbe anche risponderti, magari quello è semplicemente il risultato del genio di un singolo che magari si trova nelle condizioni favorevoli per poter appunto partorire, come dici tu, quest'idea, ma non è stato il CERN nel suo insieme. No, non è stato il Potrebbe essere CERN nel suo insieme, un'interpretazione, no? è stato un byproduct. Però il problema è che quando fai questi grandi programmi di investimento pubblico, tu non puoi avere la lista della spesa dell'innovazione, No, non certo, puoi, c'è il tema perché della ricerca di vengono. base, quindi De si investe devi su essere quello. aperta alla serendipity. Cioè, noi che Sì, lavoriamo su internet conosciamo certo. questo discorso, no? Uno si mette a ragionare e poi alla fine, se mi viene se riesco a sviluppare un connettore che mi permette di avere un internet da 100 giga al secondo, per dire, che magari mi Sì, serve a me beh. che serve a me per la mia ricerca scientifica, poi la posso brevettare e vendere, benissimo. Cioè, Questo però è successo anche in tantissimi casi, anche nel privato, nel vero, no? Nella storia, ok, nei d'accordo. reparti di ricerca e sviluppo delle grandi aziende, magari si cercava qualcosa e si trovava qualcosa di completamente diverso. Pensiamo al Viagra, no? Ma è semplicemente Sì, uno dei d'accordo. migliaia e migliaia e migliaia di esempi. D'accordo, però, cioè, se ci metti in mano il pubblico, lo Stato ha sempre una leverage, ha sempre una marea di soldi. Cioè, Sì. voglio dire, il PIL dell'Italia, quanto tanto è? Trilioni di euro parliamo, cioè, non è che parliamo di noccioline, no? Il bilancio dello Stato sarà all'80% di quella roba lì. Quindi parliamo di mezzi che sono poderosi. E se c'è una guida politica che riesce a indirizzarli verso delle produzioni industriali, poi alla fine l'innovazione Il viene. bilancio dello Stato dice che l'80% del PIL, eh? Io mi No, preoccuperei un po' se fosse così, ho forse un po' tardi, esagerato. però forse l'Unione Sovietica, no, No, scherzo naturalmente, probabilmente però. sì, l'ho influenzato percentuale del PIL. Vado a cercarlo, eh. No, comunque sì, è una cosa consistente. 47,8% del PIL. 47,8% del PIL. Quindi, cioè, parliamo Sì, di che una poi. cifra enorme, cioè. E che secondo me, cioè, potrebbe essere indirizzata verso programmi di innovazione e di ricerca che potrebbero risolvere i nostri problemi per i prossimi 60 anni, invece di stare concentrati sul piano tattico, Certo. che è Ma un po' infatti, la nostra secondo me, propaganda. Francesco, su questo dovremmo fare qualche puntata dedicata. Io, se sei d'accordo, proverei anche a sviluppare qualcuno dei temi che poi il PNRR ci pone sul Certo, ma tavolo e dal punto di vista dei dati, perché ci sarebbe in realtà tanto da dire. Ma a parte che sarebbe interessante fare una sentiment analysis del PNRR in quanto testo. sì, Potrebbe essere interessante. proviamo a farlo. E poi, già che ci siamo, ringraziamo Riccardo Saporiti che ha aperto i dati del PNRR e li ha resi disponibili a tutti. E parlando a proposito di monitoraggio civico, no? Santo, Che cosa santo fa? subito, Sì, santo, Riccardo faccia insomma in subito. gamba. Senti, abbiamo in Italia San Riccardo, il profeta Isaia Invernizzi. Devo dire che come data journalist, ci Non difendiamo. parliamo solo di uomini, abbiamo anche tante scienziate, Cristina ricercatrici. D'Arold, per l'amor di Dio, che fa un lavoro eccezionale sulla salute, sui dati sanitari, porca miseria. Robe, siamo veramente sul forefront a livello internazionale, ed è un peccato che questa cosa non venga Ma infatti le riconosciuta. nostre, anche in quest'ambito, le nostre ricercatrici e i nostri ricercatori sono più famosi all'estero che in Italia, ricevono più riconoscimenti all'estero. Io l'ho constatato in prima persona partecipando a vari tavoli di lavoro dell'Unione Europea. Mi sono reso conto che appunto la fama che accompagna i nostri è maggiore di quella che hanno in patria, Oh, come sempre. assolutamente. Cioè, siamo un paese gerontocratico e questo è un dato di fatto. Bene, una buona notizia dalla Toscana, visto che l'Empoli è nuovamente in A, in Serie A? Oh, che Serie A. bello!
Derby, abbiamo il derby Fiorentina-Empoli l'anno prossimo, bellissimo, sono molto contento. Sono molto contento. È un bel dato, un bel dato. Poi sarebbe bello parlare dei dati sportivi e del mercato che Sì, hanno, che è enorme, sarebbe è interessante, enorme. sarebbe Cioè, è interessante. gigantesco, ci sono aziende, vabbè, però siamo contenti Intanto del dobbiamo. lavoro che abbiamo fatto stasera. No, intanto dobbiamo anche, secondo me, poi fare un focus anche un po' sulle nostre radici territoriali, no? Oh, assolutamente. Sulle nostre case, no? Assolutamente, assolutamente d'accordo. Assolutamente d'accordo. Anche da un punto di vista economico, perché ci sono delle cose che spesso e volentieri non vediamo. Assolutamente. Senti, vogliamo, ovviamente promettiamo ai nostri ascoltatori di rivederci sempre di martedì Certo. alle 21 sui canali social e Utopia. Assolutamente, con grande piacere. Grazie a Buonanotte. tutti, grazie Francesco, Ciao, buonanotte. grazie a te Roberto dell'ospitalità. Ciao.